Messaggio di solidarietà per Napoli. Sono Angelo Iannelli, napoletano, orgoglioso di esserlo. In questo momento indosso il vestito di Pulcinella, simbolo di questa città. Sono indignato e vi dico indignato perché causa pandemia, questa brutta malattia, c'è stata la seconda ondata di contagi. Stavamo uscendo da un momento difficile, ci siamo quasi riusciti e all'improvviso questa seconda ondata. E da pochi giorni che il virus Covid-19 si è presentato in una maniera aggressiva e a pagarne le conseguenze, oltre agli anziani, adesso anche i giovani, sono anche i commercianti. Commercianti che non ce la fanno più, sono stanchi e indignati per le troppe restrizioni e hanno paura di una chiusura totale, lockdown. E allora hanno deciso di scendere a scioperare per solidarietà, per avere un dialogo con la Regione Campania, con il governo e pacificamente la Napoli per bene, degli imprenditori, mentre si stava avviando a questa manifestazione, all'improvviso un gruppo di quella Francia violenta si è scagliata letteralmente come delle tigre inferociti contro le forze dell'ordine. Nel frattempo, le TV a livello nazionale facevano vedere le immagini di questa guerriglia, di questa Napoli violenta, e subito qualcuno l'ha definita la città violenta, la città che in tanti non sanno che Napoli è la città della solidarietà dal cuore grande. E allora io che sono Pulcinella delle cose le devo dire. Devo dire che sono indignato contro tante persone. Pulitevi la bocca quando parlate della mia città, di Napoli. La città che nella prima ondata della pandemia ha dato lezioni di vita. Vi siete dimenticati, anzi, vada scordate. Lo panaro sociale di chi ha da chi non ha. Vada scordate di quello che ha fatto il popolo napoletano, la coppia in balcone ha mancato a braccio. E Pulcinella ha giocato che creatura, ha cercato anche lui di donare una speranza. Ma state scordando, ci sono i Paternostri, Raffaele Viviani, Giambattista Vico, Totò, Edoardo De Filippo, Massimo Troisi, Pino Daniele, Luciano De Crescenzo, Bart Spencer, Salvo d'Acquisto, Don Peppino di Anima, che volevo parlare? E mo basta, basta, perché potessi parlare proprio la pizza, mandolino, col caffè, e che mi parla giù, la pastiera, e Masaniel, e basta, sono indignato contro tutti coloro che non hanno rispetto per questa città. E chi vi parla è Pulcinella. Abbiate rispetto di Napoli e dei napoletani.